Io saluto Alfredo Zini, presidente Imprese Storiche, che torna a trovarci. Alfredo, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno ai telespettatori. Poi con te, come spesso facciamo in questo periodo, cercheremo di capire anche quali saranno le scelte degli italiani nel periodo natalizio, cioè per i giorni clou, no? Delle feste, Natale, Capodanno, eccetera. Proprio alla luce anche di quanto potranno spendere. Ma ti chiedo subito, ti risulta questa cifra, cioè rincari per, ripeto, complessivamente 1,6 miliardi? Assolutamente sì, anzi, poi dobbiamo calcolare che questi aumenti dei costi si ripercuoteranno sui consumi, ci sarà una perdita di qualche miliardo di euro proprio sui consumi in vista delle spese di Natale. Questo è un dato che preoccupa molto noi, un dato che preoccupa molto gli imprenditori in generale, perché sarà un Natale meno sereno per tutti. Un po' di respiro, grazie a Dio, attraverso le tredicesime che gli imprenditori daranno ai propri collaboratori per far ripartire un pochettino i consumi, ma siamo veramente distanti da quelli che sono gli anni pre-pandemia sulle spese dei regali di Natale, ma anche quelle sui viaggi, che purtroppo vedranno ancora uno stop visto il momento di grande pandemia che si sta sviluppando un po' in tutto il mondo. Sì, sarà un salasso viaggiare, lo dico subito, poi vi dirò perché. Per esempio, sarà una delle voci più importanti in senso negativo. Abbiamo detto naturalmente, Alfredo, l'inflazione, i prezzi che aumentano, aumento generalizzato dei prezzi, che peraltro il buon caro Jay Powell ha detto non essere più temporanea, transitoria, ma insomma più strutturale, ma ce ne eravamo accorti, perché insomma a causa del rialzo delle materie prime, insomma, i prezzi sono volati alle stelle. Poi abbiamo ovviamente quindi questa ombra dell'inflazione, che io credo che sia più di un'ombra, ormai è proprio una spada di Damocle. Poi non ci dimentichiamo che abbiamo anche avuto dei rincari sul fronte delle bollette, quindi gas, luce, rincari che non si vedevano in questo modo da anni, e quindi questo ovviamente penalizza tutto quello che è l'acquisto legato a beni appunto più di piacere, no? Quindi i regali di Natale, gli addobbi, i viaggi, le feste, insomma anche questo è un'altra fetta importante che bisogna considerare nel bilancio delle famiglie italiane quest'anno. Ma sì, sicuramente questo sarà un problema anche per gli imprenditori, per i molti negozianti, cioè dovranno fare i conti non aumentando i prezzi, ma dall'altra parte avranno sicuramente hanno già visto nell'ultima bolletta ricevuta un aumento del circa 40%. Questo la dice lunga su quello che è il periodo, su quello che è la dura prova degli imprenditori in questo momento. Bisognerà capire obiettivamente se la manovra finanziaria che è in esame in questi giorni alla Camera e al Senato, c'è stato un mezzo via libera, ma su quello che saranno gli aiuti concreti per abbattere questi costi e fare in modo che anche gli imprenditori, i piccoli negozianti possano passare un Natale tranquillo. Non siamo usciti neanche ancora dalla pandemia, questo è giusto ricordarlo. Abbiamo in questo momento un contraccolpo anche nei consumi, soprattutto su quello che è il settore del turismo, disdette ai ristoranti, disdette negli alberghi, e quindi sarà ancora veramente un periodo molto difficile per quel tipo di imprese, e noi italiani sappiamo bene quanto vale il turismo per la nostra economia. Certo, peraltro ecco qui l'altro titolo: inflazione, caro bollette, Natale a rischio. Si può parlare di un Natale a rischio, Alfredo? Credo di sì, no? Perché già tu ci dicevi che siamo ben lontani dalla situazione pre-pandemica, e forse quest'anno magari speravamo che invece si potesse tornare, no? Anche perché le previsioni economiche fino a qualche settimana fa davano insomma una visione sicuramente più ottimistica. Poi tu hai detto sì, il governo è al lavoro per cercare di tamponare gli effetti di queste spese che si sono fatte veramente importanti, però insomma il Natale è dietro l'angolo, quindi mi chiedo, e già giustamente sia gli imprenditori sia le famiglie stanno cominciando a spendere, perché cioè, non è che possiamo arrivare alla vigilia di Natale sperando che i prezzi si abbattano proprio alla vigilia di Natale, giusto? Quindi credo che un primo bilancio del periodo si possa fare, anche se poi il governo interverrà, sei d'accordo? Ma sì, su questo sono perfettamente d'accordo. Guarda, questa situazione anche di incertezza dal punto di vista della pandemia, non voglio ribadire questo concetto, ma il fatto di continuare a ventilare la possibilità di un restringimento, sia anche con colori
giallo arancione che non portano alla chiusura delle attività, ma incuotono sicuramente paura nel consumatore e nell'imprenditore. Ah, certo. Come dicevo prima, molte sono già state molte disdette già a partire da lunedì, perché qui stiamo parlando anche di un super green pass che avrà un impatto su alcuni settori. Perché faccio un esempio, tu sai che io ho un ristorante, ho sì. già avuto disdette dal giorno 6 di piccoli uffici dove magari una persona non si è vaccinata e quindi gli altri colleghi non si sentono di andare a fare un pranzo fuori, di andare a consumare in un ristorante. Quindi è stato rimandato probabilmente tutto a gennaio, poi non si sa cosa succederà. Quello che succede a me succede a molti altri colleghi, e a Milano, in Lombardia e nel resto d'Italia. E con dall'altra parte degli investimenti o delle richieste da parte delle nostre amministrazioni di pagare quelli che sono degli oneri, ci sarà tra poco la scadenza dell'IMU, ci sono da pagare le tredicesime, ci sono gli affitti, ci sono tutti quegli arretrati che sono stati anche rateizzati nei due anni precedenti a questo periodo, e questo non fa dormire notti tranquille ai piccoli imprenditori. Cioè, su questo bisogna essere molto chiari. C'è stato anche qui sulla rateizzazione uno spostamento, uno slittamento di pagare una rata fra 10 giorni, ma questo non risolve il problema. Cioè, qui abbiamo bisogno di diminuire i costi e invece abbiamo al contrario un aumento di quelli che sono i beni primari per le attività. I costi dell'energia in questo momento sono quelli che pesano più di tutti, anche perché se tu non paghi energia non puoi aprire la tua attività. No, certo, è vero, perché poi allora noi abbiamo fatto un elenco di belle cose che stanno penalizzando un po' questo periodo natalizio, però non solo, perché poi si proseguirà. Abbiamo parlato dell'inflazione, abbiamo parlato del caro bollette e questo super green pass, giusto, perché tu sei una sei un ristoratore, lo hai ricordato anche tu, e dal 6 dicembre si potrà entrare a consumare al ristorante con il super green pass. Questo significa solo per chi è vaccinato e per chi è guarito dalla malattia, quindi non solo, cioè non a fronte di un tampone effettuato, cosa che si poteva fare prima, no? Quindi immagino le disdette che ci saranno, cioè tu hai, ci hai già detto, no? che effettivamente è successo, perché se in un gruppo di persone c'è chi non è stato vaccinato, già è presto detto, magari si rinuncia e si sta altrove, no? Al freddo, quindi anche questo. Quindi mi pare di capire che sei un po' critico nei confronti del super green pass? No, sono favorevole. Il problema è che se vale per andare a lavorare un tampone, per prendere mezzi pubblici, non capisco perché non valga per entrare in un ristorante. Allora questo è un po' il concetto, cioè o non vale per nulla e allora si fa anche un obbligo vaccinale, a cui io sarei super favorevole, perché credo che la salute vada tutelata, e vada tutelata anche quello che poi è tutto quel mondo collegato alla salute, quindi i consumi, quindi al benessere, quindi i viaggi. Sì. Dall'altra parte mi sembra una cosa un pochettino tirata o comunque lasciata un po' per aria. Se questo serve per andare a vaccinarsi va benissimo, ma credo che non ci siano i tempi in questo momento per molti, e comunque chi è entrato nell'ottica di non vaccinarsi fino ad oggi, la vedo dura che si possa vaccinare domani, con rischio, e l'abbiamo visto in questi due anni, comunque di alimentare i contagi all'interno di case private, all'interno di spazi abusivi. Questo è giusto ricordarlo per la cronaca. Ma quest'anno sono state prenotate cene, le classiche cene natalizie, appunto tu hai già detto qualcuno l'ha disdette, però cene natalizie aziendali, di famiglia, insomma come stanno procedendo gli italiani per l'organizzazione del loro Natale da un punto di vista di prenotazione al ristorante? Ma guarda, rilento, diciamo che abbiamo anticipato di un mese quelle che erano i pranzi tradizionali natalizi. Non ti nascondo che a novembre abbiamo già fatto delle cene aziendali, ne abbiamo programmate fino al 15, ma dopo il 15 siamo quasi a zero. Perché? Perché comunque si continua a parlare che dal 15 aumenteranno i contagi, che dal 15 ci saranno delle problematiche e la gente ha veramente paura a programmare oggi, a mettersi in gioco, e quindi diciamo che gli spazi ci sono, ma evidentemente la poca voglia e la paura di andare a rischiare anche le proprie vacanze di Natale, magari a passare con i propri cari, fa rallentare questo tipo di
attività ludica, la voglio chiamare così, che per noi però diventa essenziale certo. Da un punto di vista lavorativo. Certo, assolutamente sì, perché è ludica per chi va a mangiare al ristorante, ma non è ludica per chi lavora al ristorante, certamente, questo non dobbiamo mai dimenticarcelo. È un po' l'errore che è stato fatto nel periodo proprio quello pesante del Covid, in cui si è pensato che tante attività, tipo palestre, eccetera, visto che sono considerate attività marginali per chi le fa, cioè come dire, vabbè, puoi anche non andare in palestra per 2 mesi, ma c'è gente che lavora, quindi insomma... Assolutamente. Senti, leggo qualche cifra che ci porta proprio a considerare dove si vedranno i maggiori rincari. Abbiamo parlato di circa 1,6 miliardi di euro in più. Quindi facciamo, ovviamente si fa il confronto con il periodo pre-pandemia, siamo al 2019, perché chiaramente l'anno scorso dobbiamo dimenticarcelo, perché non si può fare assolutamente riferimento. Allora, solo i prodotti ittici per esempio sono aumentati del più 3,4%. Poi ovviamente non parliamo dei carburanti, quindi per spostarsi anche da una parte all'altra c'è chi deve andare a trovare i familiari che magari abitano in un'altra regione, in un'altra città, eccetera. Costerà di più festeggiare al ristorante. Per esempio, le famiglie si ritroveranno a spendere quest'anno per il tradizionale cenone pranzo di Natale circa 100 milioni di euro in più rispetto al 2019 a causa della crisi delle materie prime. Era quello che dicevamo prima, perché voi ovviamente le pagate di più, farine, oli, burro, e quindi automaticamente anche il resto costa di più. Per chi si vuole spostare, appunto, sarà un salasso viaggiare, con il conto complessivo di vacanze e spostamenti che potrebbe salire di oltre 1,1 miliardi di euro rispetto al 2019, quindi parliamo di un più 10% rispetto a 2 anni fa, al 2019. E poi ultimi numeri, poi lascio un commento a te. Per regali e addobbi per la casa, per la maggior spesa determinata dagli aumenti dei prezzi al dettaglio, sarà di circa 375 milioni di euro, parliamo di un più 5% sul 2019, e appunto per la ristorazione occorrerà spendere circa 8,4 milioni di euro in più, più 3,1%. Insomma, se mettiamo insieme tutto, visto che praticamente queste sono cose che facciamo tutti nel periodo di Natale, anche combinate, cioè magari andiamo al ristorante, andiamo a trovare i familiari, giustamente spendiamo per i regali e per gli addobbi, no? Alfredo, immaginiamoci il nostro portafoglio. Sì, tra l'altro quel settore degli addobbi è un settore in crisi, nel senso che le luminarie sono un po' sparite da tutte le vie, vero, di Milano, e non solo, ma anche all'interno delle proprie abitazioni si è speso meno per addobbare la casa, si è magari tirato fuori tutto quello che avevamo messo da parte l'anno scorso, dove magari avevamo più tempo, perché ricordiamoci che l'anno scorso al 22 dicembre siamo stati messi in lockdown, e quindi questo ha favorito anche quello di conservare, diciamo così, quelli che sono gli addobbi di Natale che magari una volta si eliminavano. Dall'altra parte c'è un aumento dell'8-10% anche sui costi della carne. Noi siamo un paese che importa molta carne dalla Germania, dal Belgio, tutti i paesi, dalla Polonia, tutti i paesi che sono in questo momento in un semi-lockdown o comunque in una situazione drammatica dove la merce non viaggia. E questo è ovvio che porterà un aumento dei prezzi, cioè, ma non tanto sul costo finale del ristorante. Ma il ristoratore, l'imprenditore, avrà questo aumento dei prezzi che cercherà di non riversare sul cliente finale. Ecco la difficoltà di rimanere in piedi in questo momento per molti piccoli imprenditori, che ce la metteranno tutta per far passare un Natale sereno a quelle famiglie che riusciranno comunque ad andare fuori a festeggiare, sperando insomma di avere una situazione comunque tutto sommato sotto controllo. Io ricordo che le uniche due nazioni a rischio basso comunque da zona gialla sono l'Italia e la Spagna, sì, tutto sì, il sì. Resto d'Europa è considerato zona rossa. Infatti abbiamo parlato di questa mappatura assolutamente che è arrivata, sì. E di questa conseguenza bisognerà tener conto che probabilmente molti stranieri che avevano prenotato un weekend o qualche giorno da passare in Italia rischieremo di non averle, quindi sarà ancora, la dico così, un profondo rosso per quello che saranno le casse dei molti imprenditori, dei molti negozianti che invece speravano in un
aiuto comunque in un fatturato migliore, soprattutto durante il periodo delle festività. No, ma infatti Alfredo, io non voglio essere pessimista perché io sono assolutamente ottimista sempre, ma sul fronte del turismo, per quanto riguarda il periodo di Natale, dubito che i numeri saranno confortanti, nel senso che proprio per quello che dicevi tu, intanto per la mappatura europea, parliamo dell'Eurozona naturalmente, cioè è tutta rossa praticamente tranne l'Italia e la Spagna, come hai giustamente rimarcato tu, ma poi a prescindere dal fatto che abbiamo questa mappatura che crea chiaramente più paure, più timore, c'è talmente ancora tanta incertezza rispetto all'arrivo della variante, piuttosto che i contagi che aumentano, come dici tu, ci stanno già dicendo che il 15 dicembre aumentano i contagi, benissimo, sicuramente sarà così, ma insomma è inutile dirlo anche prima di verificare, no, che poi questo avvenga. Quindi come si fa a pensare di spostarsi quando magari si prenota, si spendono dei soldi e poi si resta bloccati, non si può partire, poi giustamente magari non si vuole più partire per paura? Chiaramente si dice aspetto, rimando, certamente non parto a Natale, ecco, a meno che non si debba andare a trovare qualche parente, che allora lì si rischia di più, no? Però diciamo che il turismo di piacere e non familiare sarà molto penalizzato, cioè mi viene da pensare che il bilancio purtroppo sia già impietoso e sia già possibile farlo anche se non è ancora passato il Natale. Beh certo, tieni conto che non tutti poi possono permettersi di dare un anticipo congruo, pagare tutta la vacanza e poi magari sul rimborso passano dei mesi, e quindi programmare una visita a parenti, la voglio proprio dire così, in una seconda casa o comunque a un raggio breve, pure che i costi delle automobili, delle autostrade siano aumentati, e un altro conto è prenotare un albergo dove magari il rimborso verrà dato fra qualche mese, o prenotare un volo e pagare un volo in questo momento. Certo, fai l'assicurazione, ma non sai questi soldi quando poi ti entreranno nel tuo portafoglio. Questo è un altro problema dove gli italiani sono molto attenti, perché l'hanno vissuto in questi ultimi 2 anni, e quindi anche da questo punto di vista sicuramente c'è meno voglia di mettere mano al portafoglio per anticipare dei viaggi o poi non sapere quando recuperare questi soldi. Senti, tu sei presidente delle imprese storiche, tra le altre cose, ma anche le imprese storiche soffrono, perché sai perché te lo chiedo? Sembra una domanda magari banale, perché ovviamente si pensa, no, che le imprese storiche abbiano delle fondamenta, delle basi un po' più solide, ma insomma credo che invece in questa situazione siamo un po' tutti nello stesso pacchetto. Sì, beh, soffrono tutti, nel senso che voglio dire, le imprese storiche anche qui molte sono familiari, sono certo aziende, veramente micro aziende, negozi piccoli, quindi c'è molta sofferenza, perché poi gli aiuti ci sono stati, non voglio fare il piangina, ma però sull'accesso al credito si fa ancora grande difficoltà per quelle aziende che magari non sono strutturate, non hanno bilanci milionari, e quindi per un negozio diventa veramente difficile in questo momento anche fare degli investimenti o rimanere sul mercato per pagare anche le singole bollette con gli aumenti che ci sono stati. Certo. Guarda, ti faccio solo un esempio. Sì. Ci sono dei colleghi che hanno ricevuto l'ultima bolletta da 20.000 euro perché gli hanno fatto il conguaglio per tutto l'anno, quando erano abituati a pagare delle bollette da 7-8.000 euro, perché sai che all'interno delle attività di ristorazione sono delle macchine che hanno H24, per cui certo, l'energia è fondamentale. Ma quando poi queste aziende, che spesso sono partecipate dello Stato o comunque delle amministrazioni, ti fanno un conguaglio così alto in questo momento di difficoltà, con già le aliquote nuove di aumento, è una cosa che crede e chiede vendetta. Cioè va bene fare il conguaglio, ma me lo devi fare fino a settembre con una cifra totalmente diversa e non con l'aumento che c'è stato nell'ultimo mese. Allora anche su questo bisognerebbe ragionare per salvare un po' di imprese, per dare respiro a molti imprenditori che poi danno lavoro a migliaia di persone, di famiglie, e che vogliono farli stare bene. Assolutamente sì. Senti, l'ultima cosa Alfredo, prima di salutarti, questo conguaglio di 20.000 euro, insomma, me lo sono pure scritto perché magari ci torniamo, è una cosa assolutamente impensabile. Quindi si andrà nelle seconde case? Sicuramente sì, giusto? Cioè si sceglieranno le seconde case per passare magari un po' di giorni fuori dalla città? Sì, sceglieranno le cene, i pranzi in famiglia? Sì, perché a questo punto... Quale sarà il trend, diciamo, di queste feste? Ma diciamo che il trend è quello, nel senso che oggi con questa paura, con questa preoccupazione,
con la questione del super green pass, perché anche tante in famiglia, magari il marito è costretto a fare il vaccino per questioni lavorative e magari la moglie e i figli no, e quindi non possono andare al ristorante, non possono andare a festeggiare. Certo. Sugli alberghi c'è stato già una disdetta, non dico di massa, ma i numeri sono in contrazione, un po' perché evidentemente la paura regna e poca neve in questo momento, e comunque anche una riduzione su quello che possono essere, diciamo così, i numeri sugli impianti di risalita, e quindi anche qui andare a fare delle code, non poter magari sciare perché ci sarà un numero chiuso sugli ski pass, e quindi anche chi ha questo tipo di hobby, di questo tipo di attività vorrebbe fare, ma in questo momento è abbastanza rallentato, e quindi sicuramente verranno le seconde case, la faranno da padrone, ospitalità da amici per passare comunque delle feste serene nel miglior modo possibile. Sicuramente il trend positivo sarà sempre quello del food, dell'alimentare, sì, che comunque vedrà dei consumi abbastanza buoni, perché la gente, come tu sai, in Italia sa mangiare bene e mette qualche euro in più anche per mangiare, per comprare un prodotto di assolutamente qualità. Assolutamente sì. Va bene Alfredo Zini, grazie. Ci risentiamo magari strada facendo in questo mese di dicembre per capire un po' se il trend cambia o se possiamo confermarlo, e soprattutto cosa sta accadendo. Quindi grazie mille Alfredo Zini, e ci sentiamo prestissimo sulle fonti TV.